La Stradobosco in bicicletta, e questa è l'ultima idea partorita da quel think tank che è l'Oratorio Salesiano di Soverato in occasione dei festeggiamenti per la festa appunto di San Giovanni Bosco. Una giornata particolare, un sole di Soverato che bacia genitori e ragazzi che giocano in bicicletta e poi si fermano per svolgere attività semplici ma divertenti nel perfetto stile oratoriano. Don Mimmo Madonna e tutti i suoi ragazzi catechisti animatori hanno regalato ai bambini di Soverato una domenica mattina veramente speciale. C'è stato anche il momento di preghiera in Piazza Maria Ausiliatrice per ritornare poi a casa, all'oratorio, e ricevere tutti indistintamente premi, abbracci e sorrisi. Don Bosco dall'alto, lo si è visto su una nuvola a forma di bicicletta, ha sorriso e ancora una volta ha benedetto questi suoi ragazzi che a distanza di 100 e 100 anni continuano a vivere nel suo spirito grazie all'impegno di tante persone che della semplicità e della fede fanno la loro forza. Viva Don Bosco, viva i ragazzi, viva la Stradon Bosco e viva anche il fatto di aver riscoperto l'importanza della bicicletta in una città come Soverato che è godibile in ogni mese dell'anno. Se chiedete a Don Mimmo Madonna se è più bello organizzare 10 Stradon Bosco o fare 10 interviste, sappiamo già cosa vi risponde. Le Stradon Bosco sono molto migliori. E Don Bosco oggi è contento, vi guarda come al solito dall'alto, state facendo un'altra cosa bellissima. Sì, lanciamo una cosa nuova. Come ogni cosa nuova ci vuole un po' di tempo perché venga recepita, venga condivisa, diventi una tradizione, no? Però noi vogliamo alternare Stradon Bosco e bicicletta per non stravolgere anche le tradizioni passate che hanno portato tanti frutti, però è per offrire anche una piccola novità ai ragazzi, ecco. E oggi lei nella sua omelia ha detto che Don Bosco non si affezionava alle cose, il pensiero è giusto, è stato recepito? Vista la mia tenera età, 52 anni, non sono ancora bravo a non attaccarmi alle cose. Penso che ci vorrà del tempo, però la buona volontà c'è, i ragazzi sono buoni e quindi recepiscono il messaggio, loro sono molto più bravi di noi, così come il Vangelo diceva oggi, no? Prese un bambino, Gesù, e lo mise in mezzo, ecco, fossimo tutti un po' bambino sarebbe molto meglio. Dal 1888 arriverà al 3000 Don Bosco? Don Bosco arriverà oltre, poi il Signore sa quando chiudere questo bel spettacolo che è la vita, no? Però Don Bosco è sempre vivo. E mentre le biciclette si preparano, noi cogliamo l'occasione per chiedere quanto è difficile essere genitori di bambini e ragazzi dell'oratorio. No, è facilissimo perché abbiamo un valido supporto. E quindi biciclette, bandierine, cappelli, è tutto pronto? Prontissimo, siamo pronti a partire. E andiamo a vedere, vediamo com'è questa bandierina, la inquadriamo. Biciclettata di Don Bosco, 29 gennaio 2023. E chiedevamo quanto è bello essere all'oratorio con i propri figli. Beh, bellissimo, si condivide una bella giornata, fortunatamente anche soleggiata. È una bella esperienza per loro e anche per noi. E con Bruno Iovine parliamo della bellezza dell'oratorio e mi pare tutto è cominciato il 31 gennaio 1880, o sbaglio? Sì, 1888, la morte di Don Bosco. E ogni anno celebriamo in questa ricorrenza, prepariamo una festa in oratorio con tutti i ragazzi. E quest'anno la festa si protrarrà per 3 giorni. Oggi è in programma la biciclettata con tutti i ragazzi dell'oratorio, anche le famiglie. Ci recheremo dall'oratorio fino all'anfiteatro, dove si svolgeranno dei giochi aperti a tutti con tanti premi. E pomeriggio ci sarà la messa celebrata dal nostro vescovo, e domani sarà un'altra giornata di festa in oratorio, sempre con giochi aperti ai due oratori, sia quello salesiano sia quello delle suore di Maria Ausiliatrice, e concluderemo martedì questo triduo di festeggiamenti di Don Bosco con una festa in oratorio. Ci sarà la consueta torta, e ci sarà un buffet e tutti i ragazzi potranno giocare e divertirsi come sempre nel ricordo di Don Bosco. E l'oratorio si è riempito di vita all'improvviso, era vuoto prima della messa, ora è vivo, sì. È bellissimo.
Sì, è bellissimo, infatti invitiamo sempre tutti i ragazzi a partecipare alla messa domenicale e dopodiché da quest'anno Don Mimmo ha voluto aprire l'oratorio anche la domenica e quindi dopo la messa l'oratorio si riempie sempre di vita, siamo contenti di ospitare tutti, i ragazzi e soprattutto le famiglie. Il volto giovane dell'oratorio, di tanti ragazzi che si impegnano, Marco Scorrano, che ci racconta che oggi domenica, in previsione della festa di Don Bosco, non si corre ma si va in bicicletta. Allora, è una biciclettata organizzata soprattutto per coinvolgere i ragazzi di ogni fascia, le famiglie. E si parte da qui, dall'oratorio, si arriva all'anfiteatro dove là facciamo un momento di raccoglimento per raccogliere i ragazzi di tutte le fasce e quindi gli facciamo dei giochi per farli divertire e poi dall'anfiteatro ci spostiamo in piazza Maria Ausiliatrice dove faremo una preghiera ringraziando sempre la Madonna e torneremo qua in oratorio dove ci saranno le premiazioni. In pratica in pieno spirito di Don Bosco si prega, si gioca e si sta insieme. Sì, sempre come voleva Don Bosco. E voi ragazzi invece di andare a passeggio sul lungomare vi sacrificate qui, è normale? Sì. Come voleva Don Bosco, noi siamo padri, come diceva Don Bosco, padri, maestri e amici naturalmente. E allora, buona domenica, buona biciclettata e un pensiero per tutti quei ragazzi che magari oggi non potranno godere di questa gioia. Mi dispiace, è un bel momento, di solito in questo periodo noi facevamo la strada Don Bosco, però abbiamo pensato a qualcosa di diverso, come la biciclettata, però mi dispiace, ma magari ci saranno altre occasioni.